Ok, adesso bene, ora vi spiego le regole del gioco di oggi. Dunque, abbiamo questa ruota della fortuna che permetterà a ciascuno dei partecipanti di scegliere la quantità di tempo che gli verrà concesso per mangiare queste caramelle gommose. Dopo che i nostri partecipanti dovranno mangiare le caramelle di loro scelta. Ognuna delle caramelle in magazzino ha una tariffa, un suo costo. Per esempio, per ogni orsetto pagherò $1, per una mascella pagherò $2 e per un verme gommoso $5. Non è male, non credete? Oggi ho fatto anche dei fantastici cheeseburger e pizza di gelatina. Pagherò $50 per ogni hamburger o fetta di pizza. E se un concorrente riuscirà a mangiare un intero hot dog di gelatina, riceverà $100. E se mangiate questo fantastico orso, riceverete $300. Wow, vero? Ma non è ancora tutto. Se avete piena fiducia nelle vostre capacità e di poter mangiare questa gigantesca torta di gelatina, potreste ricevere anche $1000 per davvero. Per il video di oggi ho preparato due testoni rigorosamente di in banconote da $1 e quello che userò per pagare le persone che mangeranno queste caramelle gommose oggi. E i concorrenti di oggi saranno... Ciao, Pasha Shirekwa. Anche Dima è qui, ciao. Non so se mi conoscete o meno, ma io sono Arishne. E ragazzi, ciao a tutti, Safik 1, 2, 3, 4 è qui. Ok ragazzi, ora in mano 4 vermi gommosi. Ognuno di voi tirerà fuori un verme e quello che avrà il verme più corto inizierà per primo. Allora, siete pronti? Sì. Forza. Ecco, cavolo. Beh, Artyom ne ha uno più corto. Sì. Ecco perché Artyom inizierà per primo. Ragazzi, faccio girare la ruota per vedere che tempo ho a disposizione. E oggi non ho mangiato nulla di proposito per far entrare bene nella mia pancia tutte le caramelle gommose. Va bene, gira la ruota. 5 minuti, Artyom, hai 5 minuti per fare soldi con la tua capacità di mangiare le caramelle gommose, beh? Amico, sono 5 minuti! Sei pronto? Sì! Pronti, partenza, via! 4, 6, 5. Non è possibile, sono così tanti orsetti! Forza, Artyom, ce la puoi fare, datti da fare! 10, 11, 12, 13. Oh, sì, due in una sola volta. Stai andando bene, eh? Ma non ho tre! Beh, mastica più forte, amico. Proprio come hai masticato quella bomba. Ma sì, ma... Ok, un'altra ancora. Masticala per bene. No, che invece per me masticare. Non c'è bisogno di masticarla, basta ingoiare. Guarda qui quanto hai già guadagnato, Artyom. Almeno $20. Amico, stai facendo un sacco di soldi. Forza, 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 forza. Ne butta un po' di più, forza Artyom! Forza Artyom, puoi farcela Artyom! È passato 1 minuto e mezzo, sono già stufo di alzare la posta in gioco. Oh, sono $2 ciascuno! Una mascella è serrata. L'importante è che entri nello stomaco e nella bocca. Prima lo metti qui e poi vai lì. Beh, ci stai ancora lavorando su, non l'hai ancora mangiato, no. Metà. Beh, ho mangiato ancora metà, quindi metà della ricompensa. Allora $1 per questa metà, così dai. Altri due in arrivo. Cavolo, sono un sacco di soldi, amico. No. Oh, Artyom. Beh, io. Aspetta, quanto ha totalizzato? Vediamo. Aspetta, ti cadono dalla bocca. Mastica bene, mamma mia, è così difficile. 30 secondi, Artyom. 30 secondi. Ma perché stai prendendo la pizza? Non ce la farai. L'avidità di Artyom è la sua fine. Infilo là dentro. Forza, forza, fallo. 17 forza. Secondi. Artyom, sono $50. Guarda, eccoli. Ho questi $50 pronti per essere guadagnati adesso. 4, 3, 2. Tempo scaduto. Adesso vediamo come sei andato. Alla fine, 20 secondi prima del conteggio finale, hai preso una pizza, ma sfortunatamente non l'hai finita. Quindi non ti spetta nulla. In più ti sono cadute 9 mandibole di gelatina dalla bocca, quindi meno $18 di quanto ti ho già dato. Ok, ti tolgo $18, ma alla fine è questo quello che hai guadagnato. Vediamo quanti soldi ci sono qui dentro. Ora mi sento la mascella indolenzita, ragazzi. È impossibile, davvero. Avrei dovuto iniziare con la pizza perché, beh, guardate, vedi, voglio dire... È molto più facile di questi orsetti di gelatina o vermi perché, guarda, sono impossibili da masticare. Quanti soldi pensi ci siano qui dentro? 100. E $70 sono per te, Artyom. Te li sei guadagnati onestamente in questa sfida. No, è un bel gruzzolo, ragazzi, un bel gruzzolo. Guardate qui, ma nel complesso sono solo $70. Mi compro qualcosa, una tastiera, un joystick, insomma...
E ora passiamo al prossimo concorrente. Secondo i risultati del sorteggio è il turno di Just Dima. Sono molto contento di non essere stato il primo, perché ho visto come Artyom stava ingoiando tutto e ora posso tenere conto dei suoi errori e fare meglio, riuscendo quindi a guadagnare di più. Beh, non posso che farti un grosso in bocca al lupo. Dai, girala. Beh, ci vorranno almeno 5 minuti, io credo, forse. Beh, 5 minuti è un po' un insulto. Non voglio questi 5 minuti schifosi. Sì, 10 minuti siano. Just Dima, come sarà la tua tattica adesso? Sarò anche semplicemente Dima, ma la mia tattica sarà complessa. Queste sono tutte cose che costano poco, ma sono molto difficili da masticare. Quindi inizierò con qualcosa di più grande e più costoso. Conto alla rovescia, inizia! Wow, forza! Niente male, conterò $50 in anticipo. Cavolo, sono proprio così tosti. $50, avrei dovuto controllare i prezzi, pensavo fossero $5. Io mi offro $50 per l'hamburger. Allora lo faccio anch'io. E andiamo, aspetti, l'Artyom! È il mio turno, faccio tutto io! Adesso è il turno di Just Dima e ho preparato $50. Ehi, guarda bene per ora! Osserva questo ragazzo e lasciati ispirare! I veri hamburger sono più facili da mangiare! Ci sono anche gli hot dog, non dimenticarlo, anche loro valgono un bel po' di soldi! Specialmente alla fine! Quanto? 100 euro! Ma deve essere il prossimo articolo da prendere comunque! Forza Dima, dacci dentro! Dima! Ecco, ma guarda, se io fossi in te, dopo l'hamburger sceglierei proprio questo delizioso, fantastico hot dog per fare $150. 150 è una bella somma di denaro! Dai ragazzi, io avevo solo 5 minuti, lui ne ha 10, guardate, sono già passati 3 minuti, non ha neanche finito l'hamburger! È proprio molto buono, non è un cheeseburger, è una hamburger. Ancora un po'. Mancano 6 minuti, Dima, forza! Ecco, congratulazioni, questi $50 sono tuoi. Wow, congratulazioni! Ok, ora devo scegliere qualcosa di più redditizio. Guarda, $100, $300. Wow, non è affatto male. No. Ah, capisco, continui a lavorare con il materiale per te familiare. Ci ha messo 4 minuti per mangiare il primo hamburger. Beh, vuol dire che ne mangerò un altro facilmente. Sì, senza problemi, gli darò $50 in anticipo. Entra benissimo. Che c'è di male? Non sento di gelatina, ci stava, ci sarebbe andato bene. Forza, fratello. Va tutto bene. Contate altri 5 euro per lui, forza Dima. Oh, almeno $5 in più. Semmai ne prendo la metà per questa idea. Ok, questo è per gli orsi. 1, 2, 3, 4, 5. Wow! Che razza di transazione è questa? Oh cavolo ragazzi, sono già così dolorante, non riesco più a mangiare. Mastica, forza, mastica! Dai, prendilo in bocca e mastica, poi ficcalo tutto dentro, al volo. Occasione come questa, in cui si guadagnano soldi solo mangiando delizie estremamente rara. Quindi questa volta devi impegnarti al massimo. Forza, dai, spingi, su, vai, dai. Andiamo, Dima, il nostro sostegno. Tuoi $103. Meno di 2 minuti, forza Dima. Cercherò di farcela, questa non la mastico, la infilo così com'è. Sì, adesso conto $50 per te. 1, 2. Infilarlo così, impegnati, dai. Dai, forza Dima. Cosa gli succede? Cosa c'è che non va? Lascia perdere amico, vai avanti. Aspetta, ingoialo. Dai, ingoia, $50. Dai, perché non mi lasci, forza. Dai, oh, cavolo. Ti tiro. Gli zigomi di Just Dima sono diventati piatti. Ma non riesco più a muovere la mascella. Dai, ti aiuto io con la mascella. No, dai. Mi fa male. Mastica. No, basta, non ce la farò, posso farcela. Forza. Ok, guarda Dima, sta andando verso gli orsi. Ecco, 1, 2. Prendi almeno 5 e sarai a posto. Infilalo e basta, lo masticherai più tardi. Ne ho preso altri 3. E altri 3. Continua ad aggiungere. 5, 4, 3, 2, 1. Ci siamo. Ora contiamo il premio totale di Dima. Bene. Sono $128. Urrà, 128 dollari la ricompensa. Ecco fratello, prendine altre 122. Ti sto ripagando il mio debito, amico. Perché non vai dal dentista, dallo psicologo, grazie, insomma, amico. Grazie amico, grazie William Bruno per l'opportunità di guadagnare questi 100, beh, quasi $130. Ora mi farà molto male la mascella, quindi non posso entusiasmarmi troppo. Ma sono comunque contento di aver guadagnato questi soldi. Ragazzi guardate, anche se aveva la mascella serrata, ha continuato la sfida perché si stava impegnando per tutti voi. Beh, non lo so, forse si può... Ci metterò un po' di pomata, andrà bene. Beh, sì, certo, provare. Va bene, me ne vado, grazie ragazzi. Ok, ora è il turno di Pascia Ciriaia. No, sono io. Mi sento molto bene, c'è un modo per... Mi
fa male lo stomaco. Andate avanti a registrare il video senza di me. Accidenti, che cos'è, Artyom? Sembra che sto stomaco mi stia giocando molti scherzi, proprio come la mia mascella. Oh, oh, spero davvero in un quarto d'ora per poter ottenere il maggior numero di soldi possibile. Ok, beh, questa volta dovrebbero essere almeno 10 minuti e sono davvero contento. Oh, 10 minuti! Non male, ehi, batti il 5, wow! Ragazzi, la mia tattica è semplice, guardate, amo solo due cose, mangiare dolci e sdraiarmi sul divano davanti alla TV. Quindi, quando combino queste due cose insieme, questo diventa una gioia fantastica. Allora, Pascia, hai 10 minuti per guadagnare soldi. Andiamo, oh! Partiti! Allora, ragazzi, prendo tutti questi dolci, quanti più possibile, poi li combino tutti insieme, li mescolo così e prendo anche queste salsicce, ovviamente, naturalmente, tutte e due. Oh. Non è possibile, quindi lo mangi tutto. Va bene, dai, Pascia, il tempo sta per scadere. E allora, Artyom, togliti di mezzo, forza, più veloce, devo farlo, giusto? Il tempo sta per scadere. Pascia, sto davvero male, ho una fitta allo stomaco. Beh, vai da un'altra parte a soffrire il mal di stomaco, amico, dai. Dai, devo fare i soldi qua, subito, sbrigati, sei su, così, dai. Così cattivo, eh. Io non so neanche come contarli, beh, hai 8 minuti e mezzo. Questo è terribile. Allora, i vermi gommosi valgono $5. Ok, ecco, ma i soldi figo, per i vermi di gelatina. Sei davvero fantastico. Perché così tanti, eh? Non è possibile. Ne ha presa una ciotola intera. Ragazzi, la sta mangiando, guardate. Ascolta, Bruno, credo che mi manchino degli orsetti di gelatina. Ho tutto quello che mi serve, ma niente orsetti. Potresti andare a prendere altri orsetti? Altri orsetti di gelatina? Sì. Va bene, dai. Va bene se beve l'acqua, va bene o no? Non lo so, se avessi saputo che andava bene avrebbe bevuto. Oh cavolo, dai Pascia, dai. Beh, più facile con l'acqua ovviamente, è vero, buon per te. Ha avuto un'idea, ha trovato l'acqua. Ben fatto. Molto più facile così, ragazzi. Così? No. Sì, ancora di più di così. Va bene, va bene, va bene, vincerò questa cosa. Ok, 3 orsetti. 2. Due. Mancano 5 minuti, Pascia, forza. Pascia ha già finito il suo hot dog e il suo cheeseburger, che a proposito gli vale $150, quindi inizierò a contarli ora. Io ho quasi finito la pizza. Forza Pascia, forza Pascia. Questa tattica è geniale, amico, davvero. Guardate, finirò questo hamburger in un boccone. Ho fatto! Allora Pascia, vieni, c'è anche l'hot dog e tra l'altro hai ancora molto tempo, quindi questi $150 possono diventare tuoi. Ancora un altro poco. No! Ecco! Oh, oh, non è possibile. Allora ci siamo e questo pacco di soldi è davvero meritatissimo. Ma hai ancora 3 minuti, Pascia. Perché non torni al tavolo e non mangi qualcos'altro, eh? Giusto, e poi per non farmi perdere tempo, fammi a prendere altri hamburger. Ok, giusto, aspetta un attimo. Ecco a te, Pascia, altri 3 hamburger. Oh, è mono. Potrai guadagnare altri $150 se mangi tutto questo adesso. Beh, almeno cercherò di farlo. A proposito, quanti orsi hai mangiato? Ne avrò mangiati almeno una decina. 1, 2, 3, 4, 9, 10. Eccone un altro per la banca. Oh, Pascia è uno dei concorrenti più forti. Ti sei allenato, vero, eh? Sì, più o meno. Ho fatto un po' di digiuno e ho applicato diverse quantità di calorie per capire quale fosse il mio massimo. Ho capito che il mio corpo in realtà può fare moltissime cose. Pasqua, mancano solo 30 secondi. Sbrigati, forza! Ho quasi finito il secondo hamburger. Sì. Ma non credo che ce la farò, quindi orsetti! Va bene, orsi! 1, 2, 3, 4... No! Perché non provi a mangiare un altro hamburger? Beh, ci proverò, ma non credo che ce la farò. Tu ne hai ancora 5, 3, 2... Uno, zero. Ecco, il tempo è scaduto, ma l'hamburger è ancora in bocca. Quindi se ora lo masticherai senza toccarlo con le mani e senza sputarlo, allora conteggerò $50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 49, 50. Aspetta, guarda. Bene, complimenti. Ora contiamo quanti soldi abbiamo qui. Andiamo. Vediamo quanti soldi hai fatto. Oh, ecco, 100, 200, $268. Beh, questo è il miglior punteggio, il record finora. Bruno, ho trovato questo. Beh, Pascia la stava bevendo, è giusto o no? Tu hai bevuto acqua? Beh, un pochino. È completamente vuoto qui, squalifica! Beh, a dire il vero non è... Cioè, io non ho scritto chiaramente nel regolamento che non si poteva bere dell'acqua. Ma comunque bere acqua rende tutto molto più facile. Mangiare le caramelle gommose, quindi non so cosa fare. La penalità dovrebbe essere il 50%. Sì, dividendolo tra noi. Beh, non so, sì, ragazzi. L'acqua mi ha reso più difficile mangiare tutta questa roba. Cerchiamo di essere un po' più ragionevoli, dai. Va bene, dai, facciamo così. Per ora lascio tutti i soldi a Pascia. Assicuratevi
di scrivere la vostra opinione se Pascia ha guadagnato questi soldi onestamente o no. In contrario, nel prossimo video gli toglierò tutti i soldi. Non c'è bisogno di scriverlo. Quindi dipende tutto da te. E ora è il turno di Safik 1, 2, 3, 4. Sì ragazzi, farò girare questa ruota come si deve. 1, 2, 3, ci siamo. E a Safik gli esce... Oh, 15 minuti ragazzi. È la quantità di tempo più grande che è uscita nel video di oggi. 15 minuti, il tempo è scattato, quindi cominciamo. Partite. Ecco, sì, preparate subito una grossa somma di denaro, perché ragazzi inizio con la torta. Ho un sacco di tempo, penso che la mangerò sicuramente. Forza Safik, come faccia? Hai scelto un bel traguardo chiaramente. E allora preparo questa pila di soldi e la metto proprio qui. Come va Safik, va bene? Dolce, molto dolce. Puoi farcela, amico. Mancano 13 minuti. Prendiamo questo pezzo. Safik, 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 Safik. Ragazzi, sono 4 minuti. Un terzo del suo tempo è passato e Safik ne ha mangiato solo una piccola parte. Fratello, non ce la farai. Dovrai prendere questi orsetti con mosio e questi hot dog. Se la caverà, non esagerare. Va tutto bene, va tutto bene. Cosa pensi? Safik ha qualche possibilità di mangiare questa torta nel tempo che gli è rimasto? Gli mancano poco più di 10 minuti. Guardate, mancano ancora 3 morsi e la finirà tutta. Mm-hmm. Che diavolo stai facendo? Guarda come vola, amico. Scommetto con la mia mascella, non ce la farà più, sul serio. Questo ragazzi, orso vale 300 dollari. Guardate questo orso qui, è molto più piccolo di questo. Potresti mangiarne 3 facilmente. Avresti guadagnato 900 dollari. Ma a proposito, questo trucco poteva essere usato da chiunque, ma solo Artyom, il cui turno è già passato, lo ha intuito. Mangia, 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 mangia. Oh, non è possibile. Ha tutte le carte in regola per mangiarla tutta. Questo è pazzesco, al gusto di uno. Forza, forza, continua così, hai quasi finito, davvero. Ti stai arrendendo? Basta, non vuoi finire la torta? Non ce la faccio. Ehi, forza, dai, prendi il burger. Oh, l'orso, lo mangio. Wow, mangerai 1, 2, 3, 4, sì, tutti e 4 gli orsi, dai. Ce la fai, oh. Dai, ce la faccio, credo in te, forza! E qui penso che stiamo per vedere il concorrente più ricco di oggi. Safik, forza! Forza, dai! Guarda tutti questi soldi, stai mangiando per questi soldi, Safik! Avrei anche tempo per la torta se continuerai di questo passo. Safik, stai andando benissimo! Manca un minuto e mezzo. È abbastanza, davvero. Manca soltanto un pochino, dai. Prendici di un hamburger, prendi un altro. Allora, 40 secondi. Safik, ancora 40 secondi. Safik, sono 300 dollari. Ok, 19, 18. Ma non ce la farà. Dai, ce la farà di sicuro. Può farcela. Safik, per... 4, 3, 2. Manca solo un po'. 1. Ma come, dai, cavolo. La tattica non ha funzionato, quindi Safik ha guadagnato 0 dollari nel suo round. Bruno, come mai? Voglio dire 0. Perché ho solo 0? Che ne dici di una rivincita, eh? Ragazzi, pensate che Safik debba avere una seconda chance? Sì, 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 penso di sì, certo. Penso che sia giusto. Ha fatto veramente del suo meglio. Ma sapete una cosa? Mi sembra che la seconda possibilità di Safik non sarebbe così interessante come la super finale a cui parteciperete tutti, potendo guadagnare di nuovo un sacco di soldi. Ma questa volta è un super gioco. Le regole saranno le seguenti. Ascoltatemi, avrete 10 minuti di tempo e mangerete tutti insieme delle caramelle gommose in cambio di soldi. E chi mangerà più caramelle gommose si prenderà tutte le vincite degli altri partecipanti. Senti, non credo che i soldi siano la cosa più importante. La mia salute è più importante. Ho un crampo allo stomaco. Quindi no, devo rifiutare. Preferisco andarmene con i miei 70 dollari. Mi chiamo fuori. Ok, io... grazie per la partecipazione. Ti aspetto alla prossima. Ciao ciao. Sembra che la mia mascella sia già guarita, quindi penso di poter partecipare e spero di fare ancora più soldi di quelli che ho fatto prima. Beh, sono pronto a puntare alla vittoria e non ho assolutamente alcun problema. Ci sto. Ragazzi, sono pronto a lottare anche io, dato che ho 0 sul mio conto. Forza, il tempo è partito. Dai, forza, andiamo, andiamo, forza, forza. Ad occhio, Pascia, perché credo che cercherà di imbrogliare di nuovo in qualche modo. Voglio guadagnare 300 dollari oggi, sarebbe davvero fantastico. E qui è impossibile contare la quantità di caramelle mangiate. Le conterò solo grazie al montaggio. Oh, guardate qui, Dima è in testa per il momento. Bellissima tattica. Bisogna prendere più marshmallow dentro. Ha tutte le possibilità di vincere la super finale. Ma
mio mascello. Mascelle, eh? Uh-huh. Non sono buone? Il mascello proprio qui. Oh, cavolo. La mascella, non riesco ad andare avanti. La mascella di Justima è di nuovo fuori combattimento, proprio nella super finale. Continuerai ad andare avanti? No, Bruno, non credo di poter continuare. Fa molto male la mascella, ragazzi. Mi spiace, io non posso continuare. Vabbè, grazie della partecipazione. Stavo divorando tutti questi orsetti di gelatina, li ho ingoiati così. Io riesco a malapena a masticarli. Pasha finisce solo il primo orsetto, ma potrebbe vincere facilmente. Vi restano 2 minuti e mezzo e per ora state tenendo il passo. Ragazzi, ho deciso di ampliare la mia tattica. Inizierò a mangiare più hot dog insieme agli orsi, così mi entreranno più soldi in tasca. Sta mangiando quell'orso proprio così, come un vero guerriero. Come fa a ingoiare così tanto cibo, eh? Ok, ragazzi, siamo in finale. Ne avete 4, 3, 2. Manca un secondo. Bene, abbassate le mani, giù le mani. Ok, ognuno di voi ha in bocca un frammento di hot dog di gelatina, ma non è finito e siete quasi alla pari. Quindi, per determinare chi sarà il vincitore, anche se il tempo è scaduto, vi darò la possibilità di finire il vostro hot dog in modo da avere un vincitore. Quindi, chi mangia per primo l'hot dog vince la super finale, ma non si possono usare le mani. Eccoci qua. Va bene, forza. Safik, bacia, bacia, andiamo. C'è ancora un po' di senape lì dentro, ingoia, ingoia la senape. Bacia. Oh, oh. $760. Beh, i nostri ragazzi hanno fatto un sacco di soldi in super finale. Ho controllato nella registrazione, questo è quanto è stato. E si può andare avanti e guardare questo video impressionante per ottenere l'ispirazione per tutta la giornata e rimanere di buon umore per il resto della vostra vita.